L'agenzia funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Per accedere alle spiagge libere di Vietri sul Mare si pagherà un euro. È quanto stabilito dalla giunta retta dal sindaco Giovanni De Simone, che ha approvato definitivamente il nuovo piano anti-Covid per la fruizione delle spiagge libere presenti sul territorio. Termina quindi il periodo di sperimentazione in cui era prevista soltanto la prenotazione obbligatoria. Nei prossimi giorni partiranno quindi le nuove misure che si sono rese necessarie per garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle spiagge. Nello specifico, oltre alla creazione di percorsi di entrata ed uscita differenziati, alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso e al rispetto delle distanze minime, è stato disposto l'accesso alle spiagge libere in due fasce orarie, dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 19, e soltanto previa prenotazione telefonica giornaliera al 339 5366 868. I residenti, i proprietari di abitazione sul territorio comunale vietresi nel mondo, ossia gli ex residenti a Vietri sul Mare che per motivi familiari o lavorativi hanno dovuto spostare altrove la propria residenza, potranno accedere gratuitamente alle spiagge libere, fermo restando la prenotazione obbligatoria. Per tutti coloro che provengono da altri comuni è previsto il pagamento di un euro a persona per ciascun turno. Salta quindi anche il patto che era stato annunciato nelle scorse settimane dal sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli, che prevedeva l'esenzione del pagamento ai cittadini cavesi in cambio del supporto del personale della protezione civile del comune metelliano. Infatti, come previsto nell'ambito dell'intesa intercorsa con la prefettura, l'associazione di volontariato ANTA, operante sul territorio vietrese, darà la propria collaborazione per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, coordinati dal comando di polizia locale. La società Vietri Sviluppo, invece, assicurerà il posizionamento dei parcometri ed il controllo delle entrate. Il contributo di un euro, che tante polemiche aveva sollevato nelle scorse settimane, si è reso necessario perché, come si legge nella delibera, nel bilancio comunale non sono presenti le risorse necessarie per attivare un servizio apposito in grado di supportare i costi di questo nuovo servizio conseguenza del Covid-19.